Ci sono almeno due ragioni per cui questa puntata si intitola Cervo d'acqua dolce. La prima è che siamo sul lago di Como, a Menaggio, sul porto di Menaggio. La seconda è questa, che ho qui davanti a me dei pesci, precisamente degli agoni, pescati questa mattina nelle acque del lago, che tra poco andranno a sposare una tartare di cervo. Roby Longa, che è già stato protagonista qui a Canale Cace in una precedente serie. Siamo tornati in questo nuovo ristorante appena aperto, appena poco prima di Pasqua, giusto? Esatto, sì. Roby, col cervo, che tu sposerai col pesce. Spiegaci come, perché mi incuriosisce questa allora, cosa. Allora, faremo una tartare di cervo con dei pinoli tostati abbinati ad un filetto di agone, bello pulito e squamato, leggermente scottato in padella, il tutto amalgamato da una mousse alla senape. Perfetto. Allora, raccontaci per questa tartare cosa, come stai procedendo. Allora, abbiamo preso il filettino, lo tagliamo fine fine a coltello. Dopo andremo a condirla. Sì. Ecco qua. Dicevi, la condiamo adesso? Sì, la condiamo con dei pinoli che abbiamo precedentemente tostato in padella. Quindi vanno semplicemente messi in padella come sono, lasciati, sì, un po'... Padella calda, una scottata veloce, prende un po' di profumo. Poi mettiamo un ingrediente speciale. Che cos'è questa polverina magica? Si chiama questa? Pesteda. Pesteda, spiegaci. È una mistura di erbe tipica di Grosio. Grosio in Valtellina? Grosio in Valtellina, sì. Fatta con delle erbe segrete, non ce lo raccontano. Non si può dire? Il profumo è spettacolare. Sì, sì. Okay. Questa in particolare è stata fatta senza sale, senza per sale, non essere così aggressiva. E si conserva ugualmente? Sì, senza problemi. Mettiamo un po'. Questa è fatta in casa? Sì, certo. Un pochettino di pepe bianco, dell'olio, extravergine ovviamente. Basta. E basta. Sì. Semplice, semplice. Semplice, semplice, sì. Ok. Adesso l'agone. L'agone è un tipico pesce dal lago. Ecco, spiegaci. Spiegaci di questo pesce. È a tutti gli effetti un pesce azzurro. È quello che poi viene utilizzato per fare il famoso missoltino. Che è il pesce tipico dal lago di Como, essiccato al sole. Filo d'olio. Tartare pronta. Cuociamo un filettino di agone. Sì. Lo scottiamo leggermente in padella. Nel frattempo... L'hai semplicemente sfilettato. Sì, l'ho filettato, l'ho pulito, l'ho squamato. La pelle l'ho lasciata. Sì. È un pesce grasso? Abbastanza, sì. Nel frattempo che cuoce il pesce possiamo mettere la tartare nell'anello. Femmina di cervo. Femmina, giusto? Sì, esatto. Facciamo una quenelle di questa mousse, non è nient'altro che dalla panna montata con la senape di Digione in grani. Senape di Digione in grani. In che proporzioni? Diciamo circa 200 grammi di panna, circa 2 cucchiai da minestra di senape. Di senape. Ovviamente per fare quella quantità, non per quella, sì, che sì, noi, sì, abbiamo, sì, messo, ovvio, in questo piatto. Quindi Roberto, tu usi molte materie prime del territorio? Assolutamente sì, sì, sì. Cerco il più possibile di rimanere. Però sei legato anche alla tua terra, cioè alla Valtellina, sì, perché esatto, con, sì, questo menù di selvaggina riesci poi a ottenere anche delle materie prime da là. Assolutamente sì. Ottimo. Okay, ecco, questo pronto. È pronto. Lo poggiamo sopra la tartare di cervo, una fogliolina di spinacina e un caramello all'aceto di lamponi. Caramello all'aceto di lamponi. Come si fa il caramello all'aceto di lamponi? Si fa un caramello normalissimo. Con lo zucchero? Con lo zucchero. E invece che decuocerlo con l'acqua, lo decuocio con l'aceto di lamponi. Aceto di lamponi, aceto bianco di vino, lamponi macerati per 10 giorni, diventa aceto di lamponi. E quindi questa è la parte acida, diciamo, del piatto. Esatto, sì. Eccolo qua, facile, facile, molto realizzabile, facile, a casa. Sì. Molto veloce. Molto semplice.